Amici e amiche carissime, ben tornati in questo giorno santissimo per una nuova puntata del ciclo di Catechesi della Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Oggi è un giorno oltremodo santo, come tutti quanti sappiamo, un giorno in cui Gesù ha istituito l'Eucaristia, il momento in cui ci intratteniamo con questa catechesi. Ricordiamo la sua agonia nell'orto degli ulivi. In questo momento erano cominciate le sue 3 ore di agonia. Ecco, io, se mi posso permettere, insomma, suggerisco a chi può di seguire, dato un pochino di tempo che ci abbiamo in questo particolare momento storico che stiamo vivendo, proprio il cammino durante delle ultime ore della vita terrena di Gesù, aiutandosi con le 24 ore della passione della serva di Dio Luisa Piccarreta, oppure riandando a leggere il racconto della passione di Gesù, perché agli scritti di Maria Valtorta, proprio dall'agonia del orto degli ulivi fino alla crocifissione, sono due modi ugualmente belli e significativi per farsi vicini, in questo momento al Signore. Bene, noi stiamo nel contesto ancora, della comprensione di come la coppia, appunto, Gesù-Maria, abbia ribaltato la coppia Eva-Adamo e la situazione di debacle del genere umano verificatasi col peccato originale. Attenzione che quello che stiamo contemplando e vivendo in questi giorni è esattamente l'opera della redenzione, cioè il rovesciamento, il famoso, l'abbiamo già visto, principio di rivincita, e in cui, come sappiamo, questa è dottrina antichissima della Chiesa, c'è stata una coppia antagonista e speculare alla coppia dei primi, Adamo ed Eva e Gesù Maria. Prima di iniziare, una piccola precisazione che per chiarire un pochino bene rispetto a quanto affermato nella puntata precedente e anche in altre circostanze. Allora, la causa di canonizzazione di Maria Valtorta non è stata ancora formalmente introdotta, d'accordo? Però sono state avviate, le procedure, tra cui per esempio l'incarico a un sacerdote per la raccolta delle testimonianze, perché presto possa essere ufficialmente avviata la fase diocesana e poi, se Dio vuole, anche il resto. Quindi non ricordo bene cosa ho detto, ma mi è arrivata, insomma, qualche segnalazione di precisare meglio, insomma, anche perché io sono un ministro della Chiesa, insomma, quindi devo per quanto possibile essere preciso. Io adesso non ricordo esattamente le parole che ho adoperato, insomma, nell'entusiasmo però per questa, che per me è una bellissima notizia, potrei essere andato un pochino oltre. Quindi si sono mossi dei passi verso l'ufficialità, non c'è stata però ancora, io poi purtroppo non sono un esperto di diritto canonico, perché la procedura di canonizzazione è ultra dettagliata in tutte le fasi e i passaggi, ecco, però si sono mosse finalmente, dopo 60 anni, insomma, è tanto, le prime acque. Quello invece che, di cui sono convintissimo, che ho detto e che ribadisco, è che se questa cosa andrà avanti, a mio modestissimo avviso, incontrerà ogni ostacolo possibile e immaginabile, perché è mio personale, opinione, quindi, che il nemico della nostra salvezza non sia affatto contento, che si conoscano alcune cose, né tantomeno che Maria Valtorta possa essere, canonizzata, quindi avere una posizione riconosciuta nella Chiesa dopo tanto fango, che sappiamo tutti quanti, tante vicissitudini, tante questioni che ci sono state e che inevitabilmente poi vanno sempre a cadere, in qualche modo certamente, sugli scritti stessi. Il diavolo usa sempre queste tattiche, quando c'è qualcosa che gli dà fastidio,
cerca di fare confusione, di fare cagnara, di fare baccano, anche purtroppo prendendo come pretesto le debolezze degli esseri umani, in questo caso nella vicenda di Maria Valtorta, alcune delle persone che gli sono state vicine, oppure il fatto che ho già detto in altre circostanze, che essendo comunque gli scritti fatti da un essere umano, l'essere umano nello scrivere evidentemente non è blindato, ecco, dal poter mettere nero su bianco qualche cosa che certamente, a seconda del punto di vista da cui la si interpreta, può essere pericolosa, o addirittura, se la si interpreta malamente, erronea, eretica, oppure se la si interpreta sotto un altro punto di vista, evidentemente accettabile. E questo certamente è da mettere in conto. È chiaro che se qualcuno vuole fare confusione, promuoverà, evidentemente evidenzierà tutti gli aspetti potenzialmente, come dire, ambigui e pericolosi, per andare a creare ulteriore confusione, purtroppo. Quindi queste sono cose che sono sempre successe. Evidentemente io, come sacerdote, quando parlo di queste cose, mi prendo, come dire, il compito e l'impegno di presentare sempre, dovunque e comunque, una visione e una lettura conforme a ciò che la Chiesa insegna, perché questo è la regola universale che vale per ogni tipo, insomma, di quando c'è qualcosa che potrebbe essere potenzialmente in qualche modo mal interpretato, va sempre ben interpretato, e con questo si rimane sempre sereni e tranquilli, quindi al riparo da possibili inconvenienti. Allora, ci siamo lasciati la volta scorsa, appunto, con l'introduzione, la spiegazione fatta da Maria in persona di quello che è successo e di come lei abbia, insieme con Gesù, subordinatamente evidentemente a Gesù, contribuito a rovesciare la coppia Adamo Eva. E riprendiamo la lettura da dove ci siamo fermati. Come Eva e Adamo hanno rovinato il genere umano con la loro disobbedienza, così la nuova Eva e il nuovo Adamo lo hanno redento con la loro obbedienza. Sentiremo questa sera l'importanza basilare dell'obbedienza. Ricordiamo sempre una cosa, dato che abbiamo nominato il diavolo, C'è solo una virtù che il diavolo non è capace a simulare. Non dimentichiamolo mai, Una sola. Qual è? Vediamo un pochino se chi segue in diretta Facebook o Instagram lo scrive. Solo una virtù, Una sola. La carità la sa simulare, la fede ce n'ha più di noi, la speranza pure, la penitenza, digiuni, flagellazioni, stigmate false, tutto quello che volete, purezza, generosità verso i poveri, non è l'umiltà. Perché? L'umiltà la sa simulare il diavolo, c'è solo una cosa che non sa fare, l'ubbidienza. Ubbidienza, comincia sempre per la U. L'umiltà è simulabile. Il diavolo, come dire, ci sono anche i falsi umili che girano, che sono in giro, no? Quelli che sembrano umili ma non lo sono. Ma l'ubbidienza mai. Il diavolo non obbedisce mai a nessuno e per nessun motivo. Attenzione all'ubbidienza, qualcuno ti potrebbe obiettare: no, ma il diavolo, quando gli esorcisti lo comandano in nome di Cristo, deve farlo per forza. Quella non è obbedienza. Quando il diavolo piega la testa è perché Dio, con lui lo fa, con noi no, ma con lui sì, perché gli fa bene, esercita la sua autorità invincibile, quindi lo costringe. A noi Dio non ci costringe mai, ma siccome lui è un ribelle e è un superbo, a lui lo costringe ogni tanto. Quindi quando il diavolo sembra piegarsi, in realtà non è che sta obbedendo volontariamente,
ma sta subendo una potenza invincibile. Vi hanno obbligato. L'obbedienza non è mai imposta e obbligata. L'obbedienza è sempre volontaria. Cioè, tu sei posto nell'alternativo tra obbedire o non obbedire. Questo è assolutamente fondamentale comprenderlo, eh? Comprenderlo e metterlo in pratica. Pensate tutta quanta la storia della Chiesa, tutta la storia dei Santi, quando ci sono stati dei casi controversi, il discriminante è sempre stato l'obbedienza. E, vi dico, pensiamo un padre Pio. Se non ci fosse stata l'obbedienza, sarebbe stata la fine. Sarebbe stato il modo con cui ci si sarebbe consegnati in pasto a leoni e proprio nelle mani dei nemici, che avrebbero utilizzato la disobbedienza per dire: ah, hai visto questo? Faceva tanto il santarello, ma non ha obbedito. Quando si esce dall'obbedienza, si entra sempre in campi minati. Questo non dimentichiamolo mai. E attenzione, che il diavolo propone sempre 100 miliardi di buone ragioni per uscire dall'obbedienza. Sempre, sempre e sempre. L'obbedienza può essere anche l'obbedienza a cose ingiuste. Obbedire alla Chiesa, andiamogliela a chiedere ai Santi quanto gli è costato. Tantissimo. Cioè, hanno subito delle ingiustizie pazzesche. Quella era la volontà di Dio e quello si fa. Perché così il diavolo te lo metti sotto i piedi. Se esci da quello, è molto probabile che il diavolo ti si metta sotto i piedi lui a te. E anche se avevi cominciato bene e stavi ben incamminato, vai a finire, come dicono nella nostra cara e amata Sicilia, citiamo lei questa sera, a schifio. Ecco, allora, dice Maria, e poi teniamo presente una cosa, che la rovina dell'umanità è nata dalla disobbedienza e che l'opera della redenzione è stata una gigantesca, folle, portata fino all'inverosimile, fino a vertici pazzeschi, obbedienza. Sentiamo la Madonna, dice Maria: oh, l'aver levato dal cuore di Dio l'amarezza della disubbidienza di Eva. Io ho annullato quella colpa facendo a ritroso per ascendere le tappe della sua discesa. Il principio della colpa fu nella disubbidienza. Non mangiate e non toccate di quell'albero, aveva detto il Dio. E l'uomo e la donna, i re del creato, che potevano toccare e mangiare di tutto fuorché di quello, perché Dio volevano renderli che inferiori agli angeli, non tennero conto di quel divieto. La pianta, il mezzo per provare l'obbedienza dei figli. Che cos'è l'obbedienza al comando di Dio? È bene, perché Dio non comanda che il bene. Che è la disubbidienza? È male. È perché mette nell'animo, nelle disposizioni di ribellione su cui Satana può operare. Eva va alla pianta, da cui sarebbe venuto il suo bene con lo sfuggirla o il suo male con l'avvicinarla. Gli va trascinata dalla curiosità bambina di vedere che avesse in sé di speciale, dall'imprudenza che le fa apparire inutile il comando di Dio, dato che lei è forte, è pura, regina dell'Eden, in cui tutto le obbedisce e in cui nulla potrà farle del male. La sua presunzione la rovina. La presunzione è già lievito di superbia. Allora, mi vorrei fermare perché qui la Madonna, assai opportunamente, come dire, fa una introspezione, quindi un'analisi psicologica di come Eva è arrivata. Ed è partito il tutto dalla curiosità unita alla presunzione.
La curiosità è cosa non gradita agli occhi del Signore. Diceva San Bernardo da Chiaravalle, nella sua opera I 12 gradi dell'umiltà e della superbia, che la curiosità è uno dei gradi della superbia, non molto elevati, non è certamente il più alto, è basso, è il quarto se non ricordo male, ma fa parte della superbia. La curiosità non è mai buona consigliera, perché curiosità significa sapere qualche cosa per il gusto di saperlo, che non è facilmente accessibile, quindi io devo andare a indagare, a fare delle cose, oppure devi andare a violare, come dire, dei limiti stabiliti dall'Altissimo. La violenza, la curiosità è cattivissima consigliera e dobbiamo fuggirla. A noi ci basta e ci avanza di sapere quello che Dio ci ha rivelato, come dice il Catechismo, e la Santa Chiesa ci propone a credere. E qualunque altra cosa che Dio, di sua spontanea iniziativa e volontà, ci mettesse dinanzi. Faccio subito un esempio, no? Pensiamo a casi straordinari come una natuzza evolo. Una natuzza evolo è un dono di Dio, d'accordo? Dio liberamente, senza che nessuno lo forzi, prende una creatura, le fa dei doni particolari perché attraverso quei doni particolari possa sollevare qualche suo figlio, d'accordo? Lei vedeva le anime del purgatorio, gli angeli, eccetera, eccetera, se tutti quanti sanno che ecco, poteva, come dire, consolare una persona che avesse un defunto è morto, rassicurandogli per esempio circa la sua salvezza. Ma se io di mia volontà vado a cercarmi io qualcosa del genere, quindi vado dai medium o da quelli che ci fanno la scrittura automatica o registratore, eccetera, eccetera, capite che la fattispecie è la stessa, cioè io desidero stare tranquillo, essere, come dire, consolato circa la sorte soprannaturale di un mio caro congiunto. Ma un conto è che Dio mi fa questo regalo e mi manda una persona che mi aiuta e io gli dico grazie. Un conto è che io me lo vado a prendere. Questo non si può fare, peccato grave contro il primo comandamento. Prego, insomma, queste sono sempre catechesi, non stiamo semplicemente leggendo un testo, no? E riflettere con attenzione su queste cose. E poi la spavalderia, la presunzione, cioè, ma tanto a me non mi succede niente, no? A volte anche quando la curiosità, d'accordo, si verte su cose un pochino pericolose, no? E dice no, vabbè, questa cosa la faccio, tanto a me non mi farà né caldo né freddo. E chi l'ha detto questo qui? Atteggiamenti spavaldi o presuntuosi non sono assolutamente graditi al Signore, ma sono già porte spalancate all'azione del diavolo. Alla pianta Eva trova il seduttore, proseguo la lettura, il quale alla sua inesperienza, alla sua vergine tanto bella inesperienza, alla sua mal tutelata da lei inesperienza, canta la canzone della menzogna. Tu credi che qui sia del male? No. Dio te l'ha detto perché vi vuole tenere schiavi del suo potere. Questo è Satana allo stato puro. Guardate, questa canzone la canta a tutti quanti, a tutti. Sembra la stessa canta. No, Dio te l'ha detto perché vi vuole tenere schiavi del suo potere. Voi credete di essere re? Che bello, siete stati creati come signori di tutto il creato, tutti gli animaletti che vi obbediscono, tutto a vostra disposizione, ma sei proprio sicura che sei re? Non siete neppure liberi come lo è la fiera. Ad essa, attenzione bene, è concessa di amarsi di amore vero.
Attenzione, non a voi. Ad essa è concesso di essere creatrice come Dio, attenzione. Essa genererà figli e vedrà crescere a suo piacere la famiglia, non a voi. A voi è negata questa gioia. A che pro dunque farvi uomo e donna se dovete vivere in tal maniera? Mi fermo. Ormai da qui è chiarissimo, quello che Maria Valtorta poi dice circa il peccato originale. Quindi, ecco l'ubbidienza. Dice, qualcuno obietta attraverso questa, dinanzi a questa ricostruzione del peccato originale, dice, ma che è? Cioè, se l'uomo e la donna sono esseri sessuati, quindi potenzialmente capaci di generare, che stupidaggine sarebbe che non avrebbero dovuto generare? Ma che cos'è l'ubbidienza? L'ubbidienza è che, cioè, se non fossero stati sessuati l'uomo e la donna, che devi obbedire, d'accordo? Cioè, se non sei un essere sessuale, se sei un angelo, che devi obbedire? Cioè, tu c'hai una possibilità che Dio ti dice, questo non è per te, è per gli animali. E tu dici, no, me lo voglio prendere per me dando retta al diavolo, perché che razza d'amore è quello tra me e lui? E poi che razza di vita è? Cioè, io voglio un figlio mio. Voglio generarlo io, come fanno gli animali. Voglio sentire questa gioia pure io. Oggi le medesime cose assumono proporzioni, no? Pensiamo, insomma, a tutto quanto il problema della fecondazione eterologa, di chi vuole avere il figlio per forza pur non potendo, perché voglio avere il figlio, voglio viverla io questa esperienza. Questa è roba antichissima, D'accordo? Capiamo subito, diciamo così, le fonti e le provenienze, no? A che pro farvi uomo e donna se dovete vivere in tale maniera? Farvi essere sessuati, no? E adesso parte il diavolo. Siate dei. Non sapete quale gioia è l'essere due in una carne sola che ne crea una terza e molte più terze? Non credete alle promesse di Dio di avere gioia di posterità vedendo i figli crearsi nuove famiglie, lasciando per esse padre e madre. Vi ha dato una larva di vita. La vita vera è conoscere le leggi della vita. Allora sarete simili a Dei e potrete dire a Dio siamo tuoi uguali. Allora capite? Che significa sarete uguali a Dio? Cioè la molla del peccato originale. Che cosa fa? Dio crea, no? Dio crea, Dio dà la vita. Nella, come dire, nell'impossessarsi della generazione sessuata, l'uomo e la donna si illudono di assomigliare a Dio in quanto generatori di vita. Io ritengo molto attendibile, certamente, ripeto, questa è una cosa completamente libera, ho già detto che la Chiesa non si è pronunciata, quindi si può tranquillamente, come dire, avere la propria posizione favorevole o contraria. Ho potuto constatare dalle cose che ho conosciuto, insomma, che ci sono stati fior di autori, ripeto, di un calibro non indifferente, il più ragguardevole nell'antichità, l'ho già detto la volta scorsa, San Giovanni Crisostomo, che non è certamente l'ultimo arrivato, che hanno sottoscritto questa ipotesi. È noto, insomma, che è stata tenuta da più di qualche autore, pensatore, cristiano e cattolico. E la seduzione è continuata, riprendo la lettura, perché non vi fu volontà di spezzarla, ma anzi volontà di continuarla e di conoscere ciò che non era dell'uomo. Ed ecco che l'albero proibito diviene alla razza realmente mortale, perché dalle sue rame pende il frutto dell'amaro sapere che viene da Satana. E la donna diviene femmina, attenzione ai termini, no? La donna diviene femmina.
che significa femmina? Significa che ha conosciuto il piacere sessuale. E col lievito della conoscenza satanica in cuore, va a corrompere Adamo. Cioè, scusate, qual è il numero del diavolo? 666, giusto, siamo tutti d'accordo, questo lo dice il libro dell'Apocalisse, giusto. Qual è il comandamento che proibisce gli atti impuri? Il sesto, o no? 3 volte 6. Voi sapete purtroppo che, vorrei insomma dirlo in questa, nei riti maledetti che fanno i satanisti, la parte culminante è l'orgia rituale. Questo lo si sa, non aggiungo altro perché stiamo a Giovedì Santo, d'accordo? Le prime violazioni che Satana fa purtroppo su bambini e bambine sono di questa natura, quasi sempre, ci prova con tutti, d'accordo? È un'ecatombe su questa materia qui, d'accordo? La Madonna Fatima ha detto che i peccati che portano più anime all'inferno sono i peccati della carne. D'accordo? Avvilita così la carne, corrotto il morale, degradato lo spirito, dopo che questa donna satanica, dopo che questa donna diviene femmina e col lievito della conoscenza satanica in cuore va a corrompere Adamo, avvilita la carne, corrotto il morale, degradato lo spirito, conobbero il dolore, la morte dello spirito privato della grazia e la carne privata dell'immortalità. E la ferita di Eva generò la sofferenza che non si placherà finché non sarà estinta l'ultima coppia sulla terra. D'accordo? Io ho percorso a ritroso la via dei due peccatori, dice Maria. Ho ubbidito. In tutti i modi ho ubbidito. E qui cominciamo ad ascoltare e qui ci ricreiamo, d'accordo? Dio mi aveva chiesto di essere vergine, la prima creatura al mondo che sente questa ispirazione nel cuore da bambina. Ho ubbidito. Amata la verginità che mi faceva pura come la prima delle donne prima di conoscere Satana. Dio mi chiese di essere sposa. Noi dobbiamo cercare di entrare dentro la psicologia per quanto possibile, insomma, di questa adorabile creatura. Cioè, quando si vede benissimo nei scritti di Maria Valtorta, il sacerdote la chiama. Lei ormai 12-13enne, dice: Maria, tu come tutte le donne ebree devi uscire dal tempio e devi sposarti perché tu devi dare dei figli a Gesù. La Madonna gli prende un coccolone, insomma, una fitta al cuore, dice: sì, va bene, io ti ubbidisco, sacerdote di Dio. E chi se la scorda sta frase? Dice proprio così, Stai tranquilla che sceglieremo per te, insomma, una persona, tu sei di sangue regale, sappiamo che sei della tribù di Giuda, quindi sceglieremo un santo uomo, ma tu comunque andrai in sposa. E guardate che la Madonna non lo sapeva tutto quello che sarebbe successo, quindi che avrebbe veramente preso un santo, che avrebbe rispettato la verginità, che ci avrebbe avuto il cosiddetto matrimonio giuseppino, che è il primo che c'è stato, insomma, no? Mica lo sapeva. Capite però, e qui evidentemente Maria Valtorta si incontra anche con quello che poi, negli stessi anni tra l'altro, Gesù faceva conoscere a quell'altra grande mistica italiana che Luisa Piccarreta. Qual è la cosa dinanzi alla quale la Madonna non capiva più niente? E questo è il grande esempio che dà a tutti noi. 3 parole, volontà di Dio. O una, ubbidienza. Basta. Quando saremo diventati così, basta.
d'accordo? Non, se non servono più prediche, non serve più niente, d'accordo? Non serve più niente. Niente. Ma come? Non mi vuoi più vergine? La vergine è la cosa più bella. Ma me l'aveva ispirata lui, capito? Cioè, come? Me l'hai chiesto tu? Cioè, mi hai fatto fare una cosa da folli, insomma, nel senso che non l'ha mai fatta nessuno questa cosa qui. Cioè, io con tutte quante le cose prendo, te la offro, tu l'accetti e adesso non la vuoi più. La Madonna, non la vuoi più? Non la vuoi più. Benissimo. D'accordo? Benissimo. Noi dobbiamo diventare così, anche sulle cose sante. Per questo che in questi giorni di pandemia sto dicendo tutte quante le questioni. Dice, è volontà di Dio quello che stiamo vivendo? Sicuro, 100%. 100%, eh? Non importa se sia volontà intenzionale, permissiva, non fa niente, d'accordo? Non lo possiamo sapere con certezza questa cosa qui, d'accordo? Ma sicuramente... dietro queste cose, che la volontà di Dio ci stia, assolutamente sì, perché non si muove foglia che Dio non voglia. Quindi che quest'anno si viva la settimana santa in questo modo, si vivano i santi, che quest'anno è la prima volta in vita mia ho celebrato la messa in cena Domini senza, come dire, concorso del popolo, d'accordo? E la stessa cosa ha fatto il Papa. Questo è punto, basta, tranquillo. Dio mi chiede di essere sposa, ho obbedito, riportando il matrimonio a quel grado di purezza che era nel pensiero di Dio quando aveva creato i due primi. Attenzione, che cosa le sta dicendo qui la Madonna? Che tutti i matrimoni, nella mente di Dio, avrebbero dovuto essere come quello tra lei e San Giuseppe. Amore vero, amore profondo, figli donati da Dio, senza quello che adesso è normale che ci sia. Convinta di essere destinata alla solitudine nel matrimonio e allo sprezzo del prossimo per la mia sterilità santa, ora Dio mi chiedeva di essere madre. Ho obbedito. Perché dice così la Madonna? Perché quando conobbe San Giuseppe, questo si vede sempre negli scritti di Maria Valtorta, prima che arrivasse poi l'annunciazione, rivelò il suo voto a San Giuseppe. Gli dice, senti Giuseppe, io questo te lo devo dire. E io fin da quando ero bambina ho fatto questa cosa. Adesso mi si chiede di essere sposa. Io vengo, però questa cosa tu la dovevi sapere. Giuseppe gli dice, guarda, io anche sono un nazireo. I nazirei erano coloro che facevano tra i maschietti questi voti, diciamo così, di castità, però a tempo determinato. E Giuseppe dice, lo sai che faccio? Dato che tu sei così santa e così pura, io il mio voto lo rendo perpetuo, così. Tu stai tranquilla e offriremo questo bel sacrificio insieme al Signore per l'avvento del Messia. Però questo che significa? Significa, per una israelita, essere disprezzata, come era sua cugina Santa Elisabetta, perché una donna israelita che non ha figli, e chiaramente se avessero vissuto così i figli non ti sarebbero venuto, saresti stata disprezzata. Allora, convinta ad essere destinata alla solitudine nel matrimonio e allo sprezzo del prossimo per la mia sterilità santa appunto perché scelta, ora Dio mi chiedeva di essere madre. Arriva, e non lo sapeva, non so se immaginava neanche la notte, insomma, che un giorno gli sarebbe apparso l'arcangelo Gabriele a dirle quello che gli ha detto. E anche lì, nuovo cambio di programma. Dio fa le sorprese, le ha fatte anche con la... cioè, la Madonna stava a giorno di tutte le cose dell'Altissimo, ma alcune cose, specialmente quelle riguardanti la sua vita, proprio per esaltare la sua obbedienza e il suo abbandono, Dio non gliela ha dette. Quindi le ha fatte conoscere all'improvviso, per vedere come avrebbe reagito. Ho obbedito, anche qui. Ho creduto che ciò fosse possibile. Diventare madre per opera dello Spirito Santo. Noi però, noi siamo tutti quanti, ma proviamo un attimo a pensarci. Sentite qui che dice la Madonna, ho creduto che ciò fosse possibile e che quella parola venisse da Dio. Attenzione, perché la pace si diffondeva in me nell'udirla. Attenzione, tu dici, ma ha visto l'arcangelo Gabriele?
E chi ha detto che quell'arcangelo è l'arcangelo Gabriele e non è il diavolo? Mica la Madonna lo sapeva con certezza, eh? La Madonna si è trovata nelle stesse condizioni che se un'apparizione ce l'avessi io o ce l'avesse chiunque altro. Chi l'ha detto che chi ti è apparso è un angelo buono e non è Satana vestito da angelo di luce? Chi te l'ha detto? Lei ha dovuto fare discernimento. E qual è il discernimento? La pace che si diffonde in me nell'udire quella voce. Il segno certissimo che stiamo dinanzi a Dio o a ciò che viene da Dio. La pace profonda del cuore. Lei ha fatto questo discernimento. Prosegue. Non ho pensato, me lo sono meritato. Insomma, con tutto quello che ho dato all'Altissimo, ho fatto il voto di castità, sono stato per 12 anni nel Tempio, d'accordo, adesso ho vissuto il matrimonio casto con San Giuseppe. Quindi, non ha detto questo la Madonna. Non mi sono detta, ora il mondo mi ammirerà perché sono simile a Dio creando la carne di Dio. No, ma mi sono annichilita nella mia umiltà. Ecco la schiava del Signore, ha risposto. La gioia mi è sgorgata dal cuore come uno stelo di rosa fiorita, ma si ornò subito di acute spine e fu stretta nel viluppo del dolore come quei rami che sono avvolti dai vilucchi dei convolvoli. Il dolore del dolore dello sposo. Subito ha pensato, dice, mo, San Giuseppe, ecco la strettoia del mio gioire, il dolore del mio figlio, ecco le spine del mio gioire. Io do la carne a Dio, ma lei che conosceva la Bibbia, do la carne a Dio, ecco, per quello che stiamo vivendo in questi giorni, perché quella carne sia massacrata. Perché facendosi carne per dover redimere l'uomo in un mondo del peccato, Dio verrà a soffrire. Cioè, io col mio sì, come dire, rendo possibile la sofferenza a Dio. E quel Dio sarà mio figlio. Quindi mi vado a autocondannare, a soffrire, vedendo soffrire colui che più di ogni altro amo, come Dio e come figlio. Noi non possiamo immaginarci cioè il sacrificio, la portata del sacrificio di Maria Santissima. Eva volle il godimento, il trionfo, la libertà. Io accettai il dolore, l'annichilimento, la schiavitù. Rinunciai alla mia vita tranquilla, alla stima dello sposo, alla libertà mia propria. Non mi serbai nulla. Divenni l'ancella di Dio nella carne, nel morale e nello spirito, affidandomi a Lui non solo per il virginale concepimento, ma per la difesa del mio onore, per la consolazione dello sposo. Uè, la Madonna, cioè, capite che passava per una adultera, cioè, la purissima, la sempre vergine. Apparire agli occhi del mondo come un'adultera, e potevano pure lapidarla. Affidarmi a Dio non solo per il concepimento, quindi virginale, cioè che lo deve fare lui miracolosamente, ma per la difesa del mio onore, ma per la consolazione dello sposo, che lei non poteva consolare. Per il mezzo con cui portare egli pure alla sublimazione del coniugio, di modo da fare di noi coloro che rendono all'uomo e alla donna la dignità perduta. San Giuseppe e la Madonna l'hanno resa a tutti gli uomini e a tutte le donne, anche a quelli uniti in matrimonio, così come ci si unisce adesso, e questo non si può cambiare più, dopo la caduta. Ma comunque la dignità all'uomo e alla donna è stata restituita a tutti, da Giuseppe e da Maria, come lei dice qui. Abbracciai la volontà del Signore per me, per lo sposo, per la mia creatura con la C maiuscola. Dissi sì per tutti e tre, certa che Dio non avrebbe mentito la sua promessa di soccorrermi nel mio dolore di sposa che si vede giudicata colpevole e di madre che si vede generare per dare il figlio al dolore. Capiamo, cioè, io col mio sì
come dire, renderò a Dio possibile la sofferenza, all'immortale, all'incorruttibile, a colui che non può soffrire, che non può stare male, che è al di sopra delle nostre passioni. Sono io, cioè la causa strumentale consapevole e cooperante che gli consentirò di soffrire. Ma noi non possiamo immaginare un dramma di tale portata. Sì, ho detto, sì e basta. Quel sì ha annullato il no di Eva al comando di Dio. E adesso qui sentiamo, io chiuderei, sì, chiudiamo adesso tra poco con... Sentite qua che questo proprio, in queste frasi che adesso leggo, c'è proprio la quintessenza, proprio il DNA del cuore di questa creatura. Sì, Signore, come tu vuoi, conoscerò quello che tu vuoi, vivrò come tu vuoi, gioirò se tu vuoi. Soffrirò quel che tu vuoi. Magari ce le imparassi a memoria queste frasi qui e le facessimo nostre. E poi prosegue. Sì, sempre sì, mio Signore. A Dio si dice sempre di sì. Dal momento in cui il tuo raggio mi fece madre, al momento in cui mi chiamasti a te. Sì, sempre sì. Sembra di sentire il Nuovo Testamento, no? Quei passi bellissimi, dice, in Gesù non ci fu il sì e il no, scrive San Paolo, ma in lui c'è stato solo il sì. Tutte le voci della carne, tutte le passioni del morale sotto il peso di questo mio perpetuo sì. E sopra, come su un piedistallo di diamante, il mio spirito, a cui mancano le ali per volare a te, ma che è signore di tutto l'io, domato e servo tuo. Servo nella gioia, servo nel dolore, ma sorridi, oh Dio. E Dio ha veramente sorriso sentendo queste parole. Ha sussultato, secondo me. E sii felice, la colpa è vinta. È levata, è distrutta, essa giace sotto il mio tallone, è lavata nel mio pianto, è distrutta dalla mia obbedienza. Mamma mia, ragazzi. Ripeto, giace sotto il mio tallone, lavata nel mio pianto, distrutta dalla mia obbedienza. Dal mio seno nascerà l'albero nuovo, che porterà il frutto, che conoscerà tutto il male per averlo patito in sé e darà tutto il bene. Quello che contempleremo nella liturgia di domani e nella giornata di domani. Domani si deve fermare il mondo, eh? Ah, da questa sera, dai primi vespri di questa sera, il mondo si deve fermare. Il mondo si... Quest'anno Nostro Signore in parte l'ha fatto fermare, ma si dovrebbe fermare sempre. Vedete le scene surreali che si vede, non c'è sta nessuno in giro, i negozi tutti chiusi. Oh. Magari senza nessun coronavirus in giro, dall'anno prossimo, dalle 5 del Giovedì Santo alla fine di Pasquetta, si ferma il mondo. Mondo fermo. Stiamo vedendo le ultime ore mortali del Figlio di Dio, morto per la nostra salvezza. Non si muove, non pensiamo ad altro. A questo potranno venire gli uomini ed io sarò felice se ne coglieranno di questo frutto, se vedete la Madonna, anche senza pensare a me. Anche senza pensare che esso nasce da me. L'umiltà della Madonna. Ah, la Madonna se dipendesse da lei vorrebbe essere dimenticata.
È vero, se dipendesse da lei, sì, certamente. Dice, non mi ringrazi, non fa niente, goditi Gesù, tieni lui, dimenticati pure che esisto. È Gesù che non vuole che lei sia dimenticata, è Dio che non vuole affatto, capito? Dio non vuole affatto che lei sia dimenticata. Purché l'uomo si salvi e Dio sia amato, si faccia della sua ancella quello che si fa della zolla su cui un albero sorge, gradino per salire. Cioè, penso che sia un bel giovedì santo, un bel venerdì santo, insomma, introdotto da queste parole, no? Concludo, perché manca poco e perché poi comincia un'altra sezione, no? Ci mettiamo il carico da 11 su tutta questa lezione con le parole di Gesù. Per ridare a voi la grazia perduta con la disobbedienza dei primi due umani, due purissimi, due innocentissimi, due buonissimi, io e mia madre, dovettero consumare l'obbedienza somma, l'obbedienza con la O maiuscola somma. Attenzione all'obbedienza, eh. Non apriamo mai la porta del cuore alla disobbedienza né a chi è disobbediente. Mai. Chiaro? La salvezza del genere umano ebbe nel tempo inizio dal fiat di Maria davanti all'arcangelo mio ed ebbe termine nel consummatum di Gesù sulla croce. Consummatum è tutto, è compiuto. Le due più dolorose obbedienze e le meno obbligatorie, perché io e mia madre eravamo al di sopra della necessità di espiare con l'obbedienza il peccato. Loro hanno obbedito per noi, loro hanno pagato colpe nostre, loro non dovevano obbedire proprio niente a nessuno. Noi che non peccammo abbiamo redento il vostro peccato obbedendo. Questo vale per me, per i miei confratelli sacerdoti, la nostra, ad esempio, obbedienza gerarchica al vescovo e al romano pontefice. Tu al vescovo gli obbedisci molto e basta. Anche il vescovo che sta simpatico, che sta antipatico, condividi il progetto pastorale, non lo condividi. Quello è il vescovo, punto. Chiuso, capito? E guai a te se te muovi. Maria senza colpa soffrì più di ogni altra donna per essere la corredentrice. Sul suo sì eroico si curvò il cielo, tutta espressione dell'Evangelo, dei quaderni, venerando in lei la martire redentrice. Con ragione perciò la Vergine potrà esclamare: com'è difficile essere la madre del Redentore. E con ragione Gesù disse alla veggente: tu lo hai visto quanto costi essere salvatori, lo hai visto in me e in Maria, le nostre torture le hai tutte conosciute ed hai visto con che generosità e con che fortezza le abbiamo subite per la carità di salvarvi. Ecco, queste torture le abbiamo cominciate a contemplare da questa sera, continueremo questa notte e continueremo nella giornata di domani, del venerdì santo e del sabato santo, perché domani sarà contemplato la passione e la morte di Gesù con Maria ai piedi della croce. La Madonna ci ha avuto i tempi supplementari poi, però, perché la Madonna ci ha avuto il sabato santo, il grande giorno del silenzio della Chiesa. Quest'anno il silenzio sarà ancora più assordante. E il sabato santo ricordiamo la Madonna dignitosamente ma indicibilmente addolorata, che in orazione e digiuno assoluto, morta di dolore ma piena di fede, attende l'alba della risurrezione.
l'unica ad averci creduto e ad aver conservato questa fede per noi e per tutti. Bene, un santo trito a tutti e noi ci rivedremo, se Dio vuole, per una nuova puntata della Madonna negli scritti di Maria Valtorta la settimana prossima, tornando come generalmente e di norma al venerdì. Mi permetto di ricordare anche che domani, ecco, per le anime devote, la raccomando vivamente, comincia la novena alla Divina Misericordia, ecco, che è cosa molto buona da vivere e da praticare. Santo Triduo e Santa Pasqua a tutti. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. Ave Maria.